Buonasera, buonasera e bentrovati alla terza puntata del Quizzone, un momento importante del festival. Festival che sta occupando in tutti i modi possibili Bolzano. Qualche settimana fa eravamo in Piazza Municipio, abbiamo occupato, nel vero senso della parola, la piazza. Occuperemo le strutture, i teatri, il palasport, ma dall'anno scorso abbiamo deciso di invadere anche la rete grazie al Giorno dell'Alto Adige, grazie a questa parte del festival, questa componente importante e interessante che è il Quizzone. E siamo giunti alla terza puntata. Ieri e l'altro ieri abbiamo già visto diverse scuole che hanno gareggiato, abbiamo due scuole in finale, oggi dovremo decretare la terza e ultima scuola che passerà in finale, puntata che vi invito a seguire domani sera, la finalissima, per vedere quale scuola vincerà appunto il Quizzone 2016. Con me, come ieri, come l'altro ieri, immancabile, adorabilissima Nicole Unterhofer. Bravissima Nicole. Guten Abend und willkommen an der dritten Folge des Quizzones und somit die vorletzte Folge, denn die nächste, die morgen Abend gesehen wird, wird das große Finale sein, bei dem entschieden wird, wer gewonnen hat. Esatto, stavo dicendo appunto che ormai è un appuntamento, beh, questo del Quizzone è un appuntamento quotidiano, siamo già alla terza puntata, tutte le sere sul canale del Giorno dell'Alto Adige, ma domani è l'appuntamento sicuramente più importante perché lì iniziano ad esserci in palio punti importanti, punti pesanti per la classifica finale. Quindi vediamo adesso quali sono le scuole in gara, le tre scuole rimaste in gara per il Quizzone e poi nel corso della puntata vedremo chi passerà al turno di domani sera. Bene, ci hanno aggiunto i componenti che giocheranno in questo primo gioco di questa terza puntata. Vi ricordo che nella prima puntata è passato in finale Liti e Battisti, ieri sera ha vinto la puntata il Liceo Scientifico Torricelli e qua con noi oggi abbiamo le ultime tre scuole che cercheranno a suon di risposte di accedere alla finale di domani sera. Ma presentiamo velocemente le scuole presenti e i loro componenti. Für die erste Schule Galilei haben wir Giacomo und Tommaso. Poi abbiamo i vincitori del Festival 2015, quindi insomma hanno un compito importante perché bisogna iniziare a mettere punti in cascina fin da subito per sperare e tentare di mantenere il trofeo nella sua scuola, i ragazzi del liceo pedagogico Pascoli, Kirill, Letizia e Daniele. Und last but not least, das Sprachlyceum, klassische Lyceum Carducci mit Domenico, Virna und Dennis. Bene, allora in bocca al lupo a tutti voi. Il meccanismo è chiaro, lo scopo di questo primo gioco è quello di eliminare una scuola, le altre due poi accederanno al secondo gioco. Man mano che porremo le domande sarà sempre il componente delle singole scuole più vicino a noi a dare la risposta. Se la risposta è corretta si accoderà ai suoi compagni e quindi ritornerà in gioco per le domande successive. Se invece la risposta sarà sbagliata verrà eliminato. Fino a quando una squadra ha ancora un concorrente in gara gioca, appena una delle scuole perde tutti e tre i componenti il gioco finisce perché quella scuola è eliminata e le altre due accedono al secondo gioco. Und jede Frage wird zweisprachig vorgelesen. Assolutamente, corretto, grazie Nicole. Partiamo con la prima domanda. Come sempre, se ritenete che la risposta corretta sia la prima che noi vi proponiamo, paletta verde, se è la seconda, paletta rossa. La patata non è ricca di carboidrati oppure un cereale? Die Kartoffel ist nicht reich an Kohlenhydraten oder ein Korn. Welt. Tutti e tre rispondono un cereale e la risposta è corretta. Quindi continuiamo con la domanda successiva e passiamo la mano ai secondi concorrenti di tutte e tre le squadre. Domanda. Chi erano i Goofy? Un complesso musicale degli anni 60 e 70 o i protagonisti di un film di Federico Fellini? Wer waren die Goofy? Ein Musikkomplex der 60er, 70er Jahre? Die Darsteller eines Films von Federico Fellini. Welt. In questo caso decidono risposte diverse. Il ragazzo del Galilei sceglie i protagonisti del film di Federico Fellini, mentre le altre due scuole decidono per il complesso musicale. E la risposta corretta? Ist das Musikkomplex.
E quindi und somit verlieren Galilei einen Spieler und bleiben nur noch zwei. Esattamente. Come vedi, Nicola, alcune domande sono particolarmente complicate anche per l'età di coloro che gareggiano in questa gara, perché effettivamente sfido io a conoscere i gufi come complesso. Die kenne ich auch nicht, wie das Flipdisc. Ci credo, ci credo. Der ersten Folge, also. Prossima domanda, di nuovo attenzione. In quale sport c'è un ruolo chiamato defensive tackle? Hockey su ghiaccio o football americano? In welchem Sport gibt es eine Rolle, die defensive tackle heißt? Eishockey oder amerikanisches Football? Wählt. Due scuole rispondono football americano, una scuola risponde hockey su ghiaccio e sbaglia. Pascoli verliert einen Spieler, denn die korrekte Antwort ist amerikanisches Football. Esattamente, quindi la situazione è due componenti ancora in gara per quanto riguarda l'IS Galilei, due per il Pascoli e invece il Carducci finora non ha ancora sbagliato e quindi ha tutti e tre i componenti in corsa. Passiamo alla prossima domanda. Quante once servono per fare una libra? 16 o 42? Wie viele Unzen braucht es, um einen Pfund zu haben? 16 oder 42? Wählt. Rispondono tutti e tre correttamente, perché la risposta esatta è appunto 16. Quindi rimangono in gioco i tre componenti. Attenzione. Che cos'è una parte di piano delimitata da una linea spezzata chiusa? Un poligono o una figura impossibile? Was ist ein Bereich auf einer Ebene, der durch eine geschlossene, gestrichelte Linie markiert ist? Ein Polygon oder eine unmögliche Figur? Wählt. Qui l'IS Galilei risponde il poligono, le altre due scuole rispondono figura impossibile e arriva il primo errore per i ragazzi del Classico e il secondo per i ragazzi del Pascoli. Quindi il Pascoli rimane con un solo componente mentre le altre due scuole hanno ancora due concorrenti in gioco. Domanda? Per quale film Leonardo DiCaprio ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar? Buon compleanno, Mr. Grape o Titanic? Für welchen Film hat Leonardo DiCaprio seine erste Nominierung an den Oscars bekommen? Happy Birthday, Mr. Grape oder Titanic? Wählt. Allora, qua sceglie la scuola, il Galilei sceglie Buon compleanno Mr. Grape, le altre due scuole scelgono Titanic e sbagliano. Die korrekte Antwort hat somit Galilei. Pascoli hat keine Spieler mehr und wird somit ausgeschieden. Für das nächste Spiel bleiben nur Galilei und Carducci. Bene, quindi complimenti lo stesso anche ai ragazzi del Pascoli, però un applauso più forte perché i ragazzi del Carducci e del Galilei passano al secondo gioco e poi lì si deciderà chi entrerà in finale domani sera. Bene Domenico, tocca a voi del Carducci iniziare questa sfida, dopodiché sapremo chi tra voi e i ragazzi del Galilei andrà in finale domani sera. Come vi dicevo appunto, Domenico è il capitano in questo gioco, poi abbiamo anche Virna e Dennis che partecipano con un ruolo secondario ma che diventa molto molto importante nel caso in cui tu non rispondessi a qualche domanda. Due minuti di tempo, 20 domande, io cercherò di leggere le domande non troppo veloce per darti modo di comprenderle in maniera adeguata, starà a te poi decidere se prendere più o meno tempo, ricordati che una volta che i minuti sono terminati noi ci fermeremo anche con le domande. Se sei pronto noi iniziamo. Possiamo cominciare. Il tempo partirà dal momento in cui io inizio a leggere la prima domanda. A quanti anni corrisponde un lustro? 5. Quale canale trasmette il quiz L'eredità? 1. A quale anno risale l'ultima vittoria del festival del CFP Einaudi? 92. Il nome di quale arte marziale significa via della cedevolezza? Kung Fu. Il diametro di un disco da hockey misura più o meno di 4 pollici? Più. In quanti parti è suddivisa una partita di football americano? 2.
Quanti Golden Globe per il migliore attore ha vinto Leonardo DiCaprio? 3. Che cosa teme chi soffre di agorafobia? Degli spazi aperti. Quale portale web altotesino ha come mascotte una marmotta? Bizzatap. Quale città italiana è famosa per la sua bora? Passo. Eine Minute. I giocatori di quale squadra di calcio sono soprannominati Merengues? Passo. A che provincia corrisponde la sigla automobilistica italiana CE? Passo. Che cilindrata hanno le moto che corrono nella categoria Moto 2 del Motomondiale? Passo. In astronomia, che cos'è Io? Un satellite. Cosa fondarono Jimmy Wales e Larry Sanger? 25 Passo. Secondi. In quale continente si trova il Suriname? Oceania. Quale attore è il protagonista della serie dei film di Missione Impossibile? Tom Cruise. Quanti versi ha un sonetto? 14. In quale nazione ha sede la Nestlé? Brasile. Ultima domanda, dove sfocia il fiume Giordano? Nel Mar Nero. Purtroppo la domanda è giunta fuori tempo massimo, il tempo il tempo era terminato. Hai però risposto a 19 domande, perlomeno ci hai provato, ad alcune hai deciso di passare, poi vedremo se i tuoi compagni sono riusciti a integrare le risposte che tu non sei riuscito a dare. Intanto grazie, in bocca al lupo, e tra poco avremo i ragazzi del Galilei per vedere chi tra di voi passerà in finale. Ja, wir machen gleich weiter mit dem zweiten Spiel, immer noch, doch diesmal ist hier mit uns das Galilei. Die Antworten wird Giacomo geben, während Giacomo und Tommaso die Korrekturen eventuell schreiben werden. Die Zeit beginnt, wenn ich die erste Frage lese, und du hast 2 Minuten. A quanti anni corrisponde un lustro? 25. Quale canale trasmette il quiz L'eredità? Rai 1. A quale anno risale l'ultima vittoria del festival del CFP Einaudi? Passo. Il nome di quale arte marziale significa via della cedevolezza? Kung Fu. Il diametro di un disco da hockey misura più o meno di 4 pollici? Meno. In quante parti è suddivisa una partita di football americano? 8. Quanti Golden Globe per il migliore attore ha vinto Leonardo DiCaprio? Passo. Che cosa teme chi soffre l'agorafobia? L'agorafobia. Passo. Quale portale web altoatesino ha come mascotte una marmotta? Passo. Quale città italiana è famosa per la sua bora? Trieste. I giocatori di quale squadra di calcio sono soprannominati Merengues? Passo. 1 minuto. A che provincia corrisponde la sigla automobilistica CE? Passo. Che cilindrata hanno le moto che corrono nella categoria Moto 2 del Motomondiale? 250. In astronomia, che cos'è Io? Passo. Cosa fondarono Jimmy Wales e Larry Sanger? Passo. In quale continente si trova il Suriname? Sud America. Quale attore è il protagonista della serie dei film di Mission Impossible? Tom Cruise. 20 Quanti secondi. Versi ha un sonetto? 4. In quale nazione ha sede la Nestlé? Svizzera. Dove sfocia il fiume Giordano? Nel Mar Arabo. Le domande sono terminate. Mar Arabo. Bene, Nicole. Direi che anche i ragazzi del Galilei sono riusciti, e non è cosa da poco comunque, a rispondere o a tentare di rispondere a tutte e 20 le domande, quindi non hanno perso tempo, ti hai fatto molto bene, quando non sapevi la domanda a passare, così hai dato modo di sentire tutte le domande e i tuoi compagni magari sono riusciti a integrare, quindi credo che avete messo in atto una metodologia molto molto efficace. Nicola, a questo punto non ci resta che ringraziare i componenti di LS Galilei e attendere il verdetto da parte della giuria. Genau auf das Ergebnis. Grazie.
Siamo giunti alla proclamazione della terza scuola che accederà alla finale domani sera. Anche la puntata di oggi è stata molto interessante, molto combattuta. E le domande erano abbastanza difficili, ma abbiamo visto che i ragazzi concorrenti sono riusciti a rispondere anche ad alcune domande alle quali io onestamente pensavo non fossero in grado di rispondere, quindi sono stati anche sorprendenti. Io direi, Nicole, li richiamiamo qua vicino a noi, le due scuole che erano in gara. Via Galilei und Carducci. Venite qua a fianco a noi. Avete risposto entrambi a tutte e 20 le domande. Adesso a brevissimo sapremo a quante domande in modo corretto avete risposto rispettivamente Carducci e Galilei, e poi in base al risultato che è appena stato consegnato a Nicole sapremo la scuola che domani andrà a giocarsi la finalissima. Vediamo l'appuntamento già adesso a domani sera sul canale del Giorno dell'Alto Adige. Vi attendono in finale ITE Battisti e Liceo Scientifico Torricelli. Quindi Nicole, a te il piacere di decretare la terza finalista. Genau, für die dritte und letzte Folge des Quizones mit einem Punktestand von 11-9 ist der Gewinner Galilei. I ragazzi del Galilei si congratulano con i loro colleghi del classico, bravi tutti, bravi anche i ragazzi del classico. Un risultato che per qualcuno potrebbe anche essere sorprendente, ma sono riusciti i ragazzi del Galilei a eliminare in un'unica serata i ragazzi del Pascoli e i ragazzi del Carducci. Si sono strameritati la finalissima, come detto, domani sera con ITE e Liceo Scientifico. Quindi noi vi diamo l'appuntamento a domani sera, seguiteci, grazie di essere stati con noi. Ringraziamo ancora Blocco 88 per averci fornito gli abiti, grazie al Giorno dell'Alto Adige per seguire con entusiasmo e puntualità il festa studentesco, e ci vediamo. Und nochmal einen riesengroßen Applaus für Galilei. Kommt her, genießt es. Qua, prego. Eccoli qua i ragazzi di Galilei. Und mit diesen super Jungs warten wir dann morgen auf euch. Gute Nacht. Buona serata, ciao, a domani.